lavoro è un lavoro che abbiamo fatto a quattro, è un continuo di un lavoro iniziato tanto tempo fa, dal 2016, e alla richiesta di presentare questo lavoro ci siamo consultati, per questo trovate una firma a quattro persone. Quattro persone perché, di cui io sono Carlo Bazzocchi, sono il relatore, come avete visto sono presidente di un'associazione di agricoltura biologica che si occupa del lavoro dei tecnici e degli ispettori in agricoltura biologica. Come ho detto, fa parte Marco Bigliatori, che l'avete sentito prima, di Apofruit, Daniele Fichera, Federbio, che è una delle principali federazioni che si occupano di agricoltura biologica in tutte le sue parti, e soprattutto Alessandra Trinchera, che è stata un po' l'anima del progetto di cui poi andremo a parlare, che ha portato poi alla realizzazione e alla modifica dei decreti che hanno potuto permettere a una parte delle produzioni di poter essere commercializzate in biologico. E nella preparazione dell'incontro, discutendo appunto con i colleghi, ci siamo chiesti da dove era partito un po' tutto questo fermento che c'era sui fosfiti. E abbiamo individuato nell'anno 2013, quando una ditta registrò come prodotto fitosanitario il fosfonato di potassio, i fosfiti. Ma potrebbe essere una banalità, e non è stato tanto una banalità perché, entrando nel mondo dei fitosanitari, poi doveva sottostare a tutte le norme che ci sono dietro questa categoria di mezzi tecnici, e in particolare, o meglio, nel nostro caso in particolare, la questione del regolamento CE 396 del 2005, che sarebbe il regolamento concernente i livelli massimi di residui sui prodotti alimentari e mangimi. Perché questa cosa ha creato qualche problema? Tenete presente che sulla questione dei fosfiti, anche ultimamente si è espresso l'EFSA con questo regolamento, alzando anche parecchi limiti di residualità, perché il prodotto non è ritenuto poi particolarmente, o non era più ritenuto particolarmente dannoso o tossico a chi lo mangiava. Ma ritorniamo sempre alla questione dei residui, perché cosa ha comportato questo? Ha comportato che i produttori di baby food, conseguentemente i loro fornitori, essendo questo prodotto passato da un prodotto generico che veniva più o meno utilizzato in ambito agricolo a essere prodotto fitosanitario, venivano imposti dei limiti. Prima del 2013 si parlavano dei limiti. E qui andiamo non sui limiti normativi, ma sui limiti di disciplinari interni. Si parlava di 10 ppm sul baby food, si sono trovati nel corso di pochissimo tempo a 0,1 o addirittura 0,01 ppm. Tengo a precisare, perché poi lo troveremo dopo, che in realtà il LOC oggi, cioè il limite di irrogabilità dei fosfiti, è 0,05 ppm, quindi anche un'applicazione di un residuo così basso può risultare strano. Quindi molte volte si riferiva a 0,1. E questo riguardava un po' tutta l'agricoltura generale, soprattutto ovviamente legata al baby food. E ovviamente, essendo poi un prodotto fitosanitario, entrava quello che diceva prima il collega Marco Brigliadori: anche il prodotto poteva entrare in una di quelle somme di numero di residui massimi che certi GDO delle catene del Nord Europa richiedono. Quindi, capite, trovarsi un prodotto in più nel potenziale numero dei residui ha creato qualche problema. In biologico, soprattutto, invece, è successa una cosa abbastanza particolare, cioè che i prodotti, i fosfiti, come vengono chiamati normalmente, che fino allora era possibile usare in agricoltura biologica in Germania e in Austria, diventando prodotto fitosanitario e non essendo presente nei disciplinari, nel regolamento dell'agricoltura biologica, tra i prodotti fitosanitari, automaticamente uscivano dall'impiego. Quindi questi prodotti non c'erano. E cosa ha comportato poi in realtà a livello soprattutto di biologico? A livello di biologico ha comportato che, dato che poi l'Italia è uno dei principali esportatori di ortofrutta biologica verso la Germania, il fatto che si cominciava quindi a ricercare questo principio attivo, dato che prima si poteva usare
dato che prima non era ricercato, dato che non era un prodotto fitosanitario, diciamo, non era un prodotto, come si dice, un residuo ricercato. Dal momento in cui entra in questa categoria, viene ricercato. E soprattutto cosa succede? Succede che parecchie forniture sul mercato, tedesco e austriaco vengono rigettate appunto perché si vengono superati i limiti. E questo ha messo nei pensieri i produttori biologici italiani, ma anche i produttori di baby food, perché si è cominciato a indagare le cause di questa residualità, non sempre dovuta a un impiego. Cioè, ci si è visti che le residualità riscontrate non erano dovute esclusivamente a degli impieghi anormi nel settore convenzionale o fraudolenti nel settore biologico. Tanto che gli operatori del biologico, soprattutto i produttori, hanno fatto pressione all'ufficio dell'agricoltura biologica, all'ufficio del Ministero dell'Agricoltura Biologica, il PQA1, e il PQA1, ascoltando un po' tutti e poi sentendo anche il rimando che veniva dalle osservazioni dei paesi europei, decide di investire un certo numero di risorse per un progetto. Che progetto è il progetto BioFosfo, forse abbastanza famoso, che è riuscita a fare un buon lavoro, prima di tutto perché è riuscita a mettere al tavolo di lavoro tutti i soggetti interessati. Il Ministero già era presente non solo proprio fisicamente al tavolo di discussione, oltretutto ha messo in piedi tre organismi di ricerca, il CREA-AA, il CREA-C e il CREA-OFA, e qui il coordinatore poi del progetto l'ha fatto il CREA-AA nella figura di Alessandra Trinchera, e però ha messo allo stesso tavolo anche i produttori di ortofrutta, una federazione che teneva collegati, Federbio appunto, che teneva collegati tutte le varie parti, un produttore tedesco, cioè un consumatori di prodotti biologici tedeschi che è Biotropic, che essendo avendo anche lui un ufficio in Italia per gli acquisti, si è dichiarato disponibile per aiutarci a capire cosa sta succedendo. E anche, ovviamente, perché c'era già qualche sentore che potesse esserci qualcosa che andava oltre l'uso fraudolento, anche se chiamato anche Federchimica e Assofertilizzante allo stesso tavolo. Sempre in quell'occasione lì, perché si sente ancora parlare, ma lo accenniamo, c'era il regolamento tecnico di Accredia che prevedeva un falso positivo, cioè era considerato la presenza di acido fosforoso poi, come un falso positivo e quindi non veniva tanto ricercato. E su questa storia del falso positivo è stato fatto un lavoro per cui adesso nella revisione di questo regolamento tecnico è stata cancellata appunto la dicitura falso positivo. Quindi questo progetto, oltre a fare queste cose qui, ha anche messo in evidenza le motivazioni delle cause di residualità nel mondo del biologico e parallelamente anche nel mondo dell'integrato e del convenzionale. Il convenzionale non esiste più dall'agricoltura generale. Non poteva escludere un uso fraudolento, il prodotto c'era, c'è sul mercato, quindi anche se questo purtroppo c'è e ci sarà sempre. Un inquinamento alla deriva. Può sembrare strano, ma vedete qui le foto dei meleti della Val di Non o dei vigneti della piana rotaliana di Trento, capite che l'utilizzo di questi prodotti con confini così dove non si capisce dove finisce un'azienda, una filiera, eccetera, ben sapendo che i fosfiti, una volta che vengono a contatto con la foglia, poi rimangono e residuano sulla coltura, ha creato e creano pochi problemi. Ma l'altra cosa particolare che ha messo in evidenza il progetto era la presenza di residualità per usi precedenti. Cioè, un'azienda che dall'agricoltura generale, dall'agricoltura integrata, passa in biologico e precedentemente aveva fatto uso di fosfiti, poi se li trovava come residui negli anni a seguire, per 2, 3, 4 anni. Cioè, se andate oltretutto a verificare come anche sul legno, sono state fatte delle indagini sui legni di un anno, di due, di tre, per vedere se c'era presenza. Sì, i fosfiti vengono stoccati e poi vengono rilasciati nel corso degli anni alle produzioni, alla frutta, nel caso diciamo della prova che è stata fatta, che era un pero, con il CREA.
Altra cosa, presenza di da Ferruccio Presidente veniva dal mondo vivaistico, cioè il mondo vivaistico che utilizza, si dice, fosfiti e fosettil. Poi, una volta che concede, l'agricoltore prende le piante e le pianta, poi si troverà per qualche anno, anche fino all'entrata in produzione delle piante, delle residualità. Quindi questo ha creato il problema. L'altra cosa che è venuta fuori era, ed è quella che forse ha fatto più scalpore, ha fatto più eco, forse non anche sempre così motivata come qualcuno poi dice, è che siamo andati a cercare col progetto le residualità di prodotti non autorizzati, in questo caso acido fosforoso o fosfonico, sono la stessa cosa. I chimici mi diranno che non sono la stessa cosa, ma noi li consideriamo proprio diciamo dei sinonimi, non me ne vogliono i chimici, quindi, perché alcune norme lo chiamano acido fosforoso, altro acido fosfonico, sono la stessa cosa, vedete. E qui, nelle prove che abbiamo fatto, hanno trovato delle percentuali non indifferenti di residui di prodotti non autorizzati, da pochi ppm fino anche a qualche punto in percentuale all'interno del sistema. E questo ha creato un allarme abbastanza importante ed è un po' servito perché le residualità, si è visto, erano dovute nei mezzi tecnici, quindi sia fertilizzanti che fitosanitari. Anche qui, per un'immissione fraudolenta del prodotto, potevano dare l'efficacia. Questi erano pochissimi in realtà, perché nei processi di realizzazione del prodotto o nei processi semplicemente di packaging, potevano esserci delle condizioni inquinanti che andavano poi a che lasciavano residualità nei prodotti. È stato importante segnalare questa cosa. Perché? Perché comunque molte ditte hanno già provveduto poi a cercare di ridurre o quantomeno contenere queste residualità. Alla luce di queste impossibilità ambientali sui mezzi tecnici, di questa piccola somma di residualità venuta nell'ortofrutta, per ora mi riferisco all'ortofrutta perché il lavoro è stato fatto principalmente nell'ortofrutta, ci si è chiesti se si poteva modificare quel famoso limite di residualità che hanno le produzioni biologiche per essere vendute come tali, che è 0,01 ppm. Quindi con alcune OP che ci hanno gentilmente fornito i dati, abbiamo cercato di capire qual era mediamente per tre produzioni la presenza di prodotti di fosfiti presenti nelle loro produzioni. Vedete, qui abbiamo raccolto i dati per 2 anni. Ricordo sempre che queste giornate fitopatologiche dovevano andare a marzo, sono slittate a ottobre, diciamo che con. Però ancora i dati del 2020 non sono stati forniti, però già questi possono essere sufficienti per capire com'è successo, cosa è successo. Abbiamo preso circa, vedete, nel 2018 per il melo 283 analisi, che sono diventate 519 nel 2019, nel pero 380 ce ne sono stati forniti da, ribadisco perché è giusto ricordarlo, ApoConerpo, Apofruit Italia, Biofruit Service, Oro del Fresco e Sprea Fico. Pero Bio 380 nel 2018 e 587 nel 2019, Kiwi 313 nel 2018, 367 nel 2019. E vedete le residualità, cioè ci siamo trovati di fronte a un certo numero di residualità che sono risultate delle 283 presenti sul velo nel 1203 analisi, 80 danno delle positività, 164 nel 2019 per il MEA, 133 nel 2018 per il Pero, 262, 74 nel Kiwi nel 2018 e 102 per il Kiwi nel 2019, a monte di questi numeri totali di analisi. E allora abbiamo cercato di capire, di fare delle classi di appartenenza. E vedete qui ridotto
in questo grafico vedete che andando a dividere per classi, allora a marzo non sapevamo ancora quali erano gli orientamenti del Ministero. Sapevamo che il Ministero stava lavorando per cercare delle soluzioni alla impossibilità di mettere in commercio, secondo la norma vigente, i prodotti contenenti residualità a base di fosfiti, e allora abbiamo fatto un po' delle classifiche, vedete, meno di 0,05 ppm, ricordo che 0,5 ppm è un valore che diventa importante, poi lo vedremo col nuovo decreto. Poi avevamo preso tra 0,05 ppm e 0,1 ppm, 0,1 ppm è 1 ppm e oltre 1 ppm. Quindi ci siamo trovati che avevamo, vedete anche qui, su quei quantitativi di prodotti, queste residualità riportate nel grafico, che poi sono quelle che indirettamente andiamo a ritrovare nella nuova normativa. A questo punto questo ci ha aiutato molto. Altro aiuto che abbiamo chiesto ai colleghi tedeschi era avere un po' un confronto sull'andamento che a livello europeo, mi correggo, a livello tedesco, avevano le residualità di fosfiti nei prodotti forniti dai vari paesi europei. Siccome questo lavoro l'avevamo fatto sul progetto Biofosfa, abbiamo chiesto un aggiornamento. Adesso, senza stare a leggere tutti i valori che poi li trovate, perché la presentazione è a disposizione, abbiamo chiesto loro di darci almeno qualche dato, e loro ce li hanno forniti gentilmente, con l'aiuto appunto di Biotropiche, che ha fatto da mediatore, quindi va certamente ringraziato, e ce l'hanno detto, e i dati poi lo dimostrano, che c'è un calo, cioè da quando si è sollevato il problema fosfiti in agricoltura biologica, vedete, a parte l'Austria, che con qualche cosa, qualche percentuale in più, tutti gli altri paesi, soprattutto i paesi grandi produttori, esportatori di ortofrutta, sono un deciso calo nella presenza di residualità su questa cosa qui. E vado subito verso la fine, perché mi è stato, anch'io cerco di stare nei tempi, e arriviamo subito alla normativa. Ricordo sempre che quando parliamo di fosfiti è uscita la normativa il 10 luglio del 2020 con questo decreto ministeriale, che modifica quello, appunto, il 309 del 2011, quello che diceva che sopra 0,01 ppm non era vendibile il prodotto in agricoltura biologica. E alla luce di tutto il lavoro fatto, di quello che dà il progetto Biofosf, ha dato dei valori più alti. Quindi, proprio dice, non può essere in alcun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica fino al 31 dicembre del 22, 0,5 mg kg per le colture erbacee e 1 mg kg ppm per le colture erbaree. Quindi avete visto, si è alzato questo quantitativo. Dal gennaio, invece dal gennaio del 2023, invece la residualità andrà per tutti a 0,05 mg kg, che poi è il LOC di valutazione della residualità del prodotto. Ovviamente, ricordo sempre che nel dubbio che qualcuno avesse avuto qualche dubbio, l'acido etilfosfonico, che è direttamente imputabile all'uso del fosetil alluminio, prodotto vietato in agricoltura biologica e che non dà residualità di questo tipo, rimane 0,01 ppm. Il decreto che è stato pubblicato, appunto, è questo. Ho messo solo in evidenza anche altri due aspetti finali, prima di arrivare alle conclusioni. Ha evidenziato anche che in fase di vinificazione, perché il progetto Biofos è finito, ma sta continuando il Biofos Wine, che terminerà e presenterà tutti i dati entro la fine dell'anno, e quindi però ha già anticipato il fatto che in fase di vinificazione ci possono essere delle produzioni dovuti alle componenti presenti nel vino di acido etilfosfonico, e quindi lo 0,01 ppm per la parte fresca delle produzioni decade quando andiamo a lavorare quando andiamo a analizzare i vini. E vi consiglio, se avete poi delle domande me le fate, ma ci sono altre condizioni particolari per le residualità in agricoltura biologica di questi prodotti.
Questo è il progetto BFOSWine, appena nominato. La cosa molto particolare, molto divertente da certi punti di vista, è la nuovissima normativa. La chiamano nuovissima normativa perché nel decreto semplificazioni, quello su cui hanno discusso tanti nostri governanti, all'articolo 43, al comma 4 bis, appunto, nel decreto legge 76 convertito in legge del 2020, alcuni produttori si sono presi, diciamo, hanno preso coraggio e hanno stimolato un rappresentante politico a inserire una condizione che leggerei, intanto sono poche righe, che dice: per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione come marchio biologico, qualora a seguito di opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applichi il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Cioè, a questo punto, tutti i terreni vulcanici, che ovviamente non sono identificati in questo momento in Italia in nessuna cartografia ufficiale, possono avere il residuo di fosfiti e di fosetilalluminio, come vogliono. E concludo veramente, il lavoro continua perché siamo convinti che sia stato un po' scoperchiato un vaso di Pandora. Quindi cosa ci aspetta domani o cosa ci aspetta gli amministratori e i ricercatori? Verifica e conferma dei lavori svolti fino ad oggi, se operati con questi dati, con queste soluzioni. Ma il problema fosfiti non è più un problema italiano o un problema tedesco, è un problema europeo, tanto che, come vedete, la Commissione europea ha stabilito e partirà un piano di monitoraggio per la contaminazione di fosfiti in tutti i paesi europei. La contaminazione di fosfiti, si è visto che la Frutinguscio ha delle cose strane e quindi difficilmente c'è da affrontare il problema. E un'indagine anche sulla coltivazione di funghi. Si è visto che i funghi coltivati possono avere delle problematiche residuali con questi prodotti. E infine, c'è sicuramente da tenere sempre aggiornati il fatto che le possibili contaminazioni sui mezzi tecnici, sia perché non possono essere poi l'anello debole di un sistema che non vuole i fosfiti e poi se li ritrova senza sapere che poi li ha utilizzati.